Ich bin frei. Sono libero. Libero da questa dipendenza, da questa schiavitù dell'alcol. Oggi posso fare una vita normale. A me è successo che all'incirca 15-16 anni ho avuto il mio primo contatto con l'alcol. Tutti nell'ambiente circostante bevevano. I miei genitori, i miei parenti, le mie amicizie. Ogni occasione era buona per bere. Io allora avevo iniziato un apprendistato come arredatore. Anche lì al lavoro si beveva birra. Per me quel periodo non è stato facile. Il capo era molto autoritario. E posso dire che mi sono rifugiato abbastanza presto nell'alcol, sia durante le pause, ma soprattutto dopo il lavoro. Prima o poi la situazione ha assunto dimensioni assurde. Si andava in discoteca, poi in un'altra, poi nel bar successivo, sino a che non c'era più nulla di aperto. E alla fine ci prendevamo una cassa di birra alla stazione di servizio e continuavamo a casa. È andata avanti così per anni. Il problema era che non riusciva a smettere e che dopo aver bevuto spesso diventava molto, molto aggressivo. Scoppiavano litigi, una parola sbagliata da parte mia o una frase e lui la prendeva male e iniziava a litigare senza riuscire a smettere. Per me quel periodo era... non trovo neanche le parole per descriverlo. Era una lotta così dura per me. Da una parte sentivo che era una persona amabile e sensibile e dall'altra c'era questo cambiamento quando beveva. Eravamo entrambi sfiniti. Posso dire che era un inferno e mia moglie mi aveva detto... devi decidere, così non si può andare avanti. O me o l'alcol. Io sapevo bene cosa volevo. Volevo vivere con mia moglie ed essere libero. Allora ho pensato che magari potevo imparare ad avere un rapporto normale con l'alcol, ma poi ho dovuto constatare che non funzionava. Non potevo fare come fa una persona normale, che beve un bicchiere di vino la sera. Non era possibile per me. Quando iniziavo a bere, dovevo continuare. Oggi posso descriverlo come una schiavitù. Ero proprio schiavo dell'alcol. Spesso uno si sente dire, basta smettere, oppure non devi bere, ma il punto è, sei costretto a bere, non riesci a smettere, anche se vuoi. Ho fatto moltissimi tentativi per smettere di bere. Ho fallito molte volte. E per questo spesso mi disperavo. Ho pregato così tanto. Una notte ho pregato così tanto. Ho detto, buon Dio, se esisti, manda un aiuto. Und zwei Wochen später... Due settimane dopo, in un negozio, ho trovato un volantino. Aiuto e guarigione per via spirituale, secondo l'insegnamento di Bruno Gröning. Ho preso questo foglietto e in un certo senso ho sentito, questo è quello che mi serve. Sì, e oggi posso raccontarvi che dopo 9 mesi ho ottenuto la guarigione dalla dipendenza da alcol. Ora, dopo oltre 7 anni, sono completamente guarito dall'alcolismo. All'inizio non riuscivo a capire, non riuscivo neanche a crederci, perché erano passati tantissimi anni in cui sentivo spesso smetto di bere oppure... ce la faccio, smetto. Una settimana, 14 giorni, poi riniziava da capo. Sempre il vecchio dramma. Ci ho messo molto tempo, lo dico molto onestamente. Ho avuto davvero bisogno di molto tempo per crederci davvero e dire è guarito. L'argomento alcol è chiuso.
Das Thema Alkohol ist erledigt. Ich brauche nicht mehr trinken. Non ho più bisogno di bere. Se volessi, potrei perfino fare ciò che desideravo un tempo, avere cioè un rapporto normale con l'alcol. Potrei perfino farlo oggi. La medicina ufficiale dice l'alcolismo non è guaribile, perché resta latente. Io sono guarito. L'ho testato. Ho bevuto vino. Per sbaglio ho bevuto anche birra normale e ho pensato fosse analcolica. E non ha fatto nessuna differenza per me. Non si spiega come senza alcuna psicoterapia uno possa semplicemente liberarsi da questa dipendenza. Molto interessante è anche il fatto che il signor Özil, per esempio, possa senza problemi mangiare un cioccolatino con dell'alcol senza per questo avere una ricaduta. Non deve evitare, come fa un ex alcolista, a tutti i costi ogni sorso di birra. Lui è semplicemente libero dalla dipendenza. Questa dipendenza di cui parlava mia moglie, il sognarlo la notte, sognare droghe, birra o qualunque cosa, non ti abbandona. È come un impulso interiore che ti spinge a farlo e costa un enorme sforzo, una volontà gigantesca a resistere. Ed è una cosa che abbiamo sempre vissuto, o comunque vissuto spesso in questo genere di guarigioni. Questa oppressione mentale scompare e le persone non hanno davvero più pensieri riguardo all'alcol o alle droghe. Sono come spazzati via. Questa è una cosa davvero speciale. È come se fosse donata loro una seconda vita. Sono libero. Libero da questa dipendenza, da questa schiavitù dell'alcol. Oggi posso fare una vita normale. Ho preso la patente. Ho costituito la mia ditta di arredature e conduco una vita piena di gratitudine, felice e piena di gioia. Freude erfülltes Leben. È stata una liberazione per me, una tale liberazione. Possiamo vivere insieme senza questo problema, senza questa cosa terribile. Qualche volta dico che l'amore è stato nuovamente liberato da tutto il buio in cui era avvolto.